Sono le 4 di mattina, lo yacht è ancorato e fermo, l'albero maestro è illuminato. Sembra una nottata come tante, il radar. Poi, in un attimo, accade tutto. 60 secondi registrati dalle telecamere di un'abitazione e arriva la tempesta, le luci dell'albero si affievoliscono sempre di più, fino a spegnersi. Un giro di lancette e quello yacht di 473 tonnellate si inabissa nel nulla. Cosa è accaduto? Com'è possibile che un'imbarcazione di 56 metri venga inghiottita così, in un minuto? Ora si cerca la verità. A 49 metri di profondità, Bazien è lì, adagiato su un fianco. L'albero maestro di 75 metri e lo scafo sembrano intatti, quindi la nave non si sarebbe spezzata. Una delle ipotesi possibili è che sarebbe stata investita da un muro d'acqua talmente potente che l'avrebbe sollevata e che poi l'acqua sarebbe entrata da una porta però lasciata aperta. A quel punto, con il peso, lo yacht si sarebbe inclinato ancora di più, fino a inabissarsi, non lasciando scampo a chi dormiva in cabina. Insomma, qualcosa di simile a quanto accaduto nel Titanic. Ma sono tante le domande ancora aperte. Com'è possibile che una tromba d'aria abbia affondato una nave di 56 metri e 473 tonnellate se c'era per esempio un'imbarcazione ben più piccola a 200 metri che è rimasta intatta? In queste immagini si vede la luce del razzo di emergenza lanciato dallo yacht. Da quel momento partono i soccorsi. La prima imbarcazione che arriva non ha alcun problema. Qualcuno potrebbe aver sbagliato qualcosa, potrebbe esserci l'errore umano, una sottovalutazione magari del rischio meteo, errori nella procedura di salvataggio. Proseguono le ricerche difficoltose, anche se ieri finalmente i sommozzatori hanno aperto un varco nella nave. È come una piccola concordia, hanno detto, ma loro possono rimanere solo per 12 minuti a 49 metri di profondità. È lì sotto, a 49 metri, inabissata assieme al Bazien, la risposta a tutto, inghiottita assieme al veliero dei misteri.